Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. È stato pubblicato sul sito della CIPA, la Convenzione Interbancaria per l'Automazione, un rapporto intitolato Le tecnologie quantistiche nel settore bancario. Il documento, redatto dal gruppo di lavoro composto da esponenti della Banca d'Italia, di ABI Lab e di alcuni gruppi bancari, vuole sensibilizzare il mondo bancario e finanziario alle opportunità e ai rischi connessi con l'avvento delle tecnologie quantistiche. Il rapporto illustra i principi della meccanica quantistica e le sue principali applicazioni. Questo è un tema che tratteremo nel corso del nostro appuntamento di oggi, quando parleremo del QFS, del Quantum Financial System, assieme al nostro direttore, nell'appuntamento del sabato, insieme al nostro direttore Gabriele Sannino, a cui do il benvenuto. Ciao Gabriele. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ricordo poi scrittore naturalmente e autore dei canali Telegram e Rumble, quello che i media non dicono. Allora, Gabriele, intanto ricordiamo per giovedì della prossima settimana i nostri abbonati che avremo l'appuntamento mensile dal vivo, quindi parleremo dei temi di attualità e naturalmente risponderemo alle domande. Avremo nostro ospite Gianmarco Landi. Sì. E quindi potremo approfondire tutti i temi, comunicheremo poi i temi principali che tratteremo, il titolo della nostra live, del nostro appuntamento dal vivo e dopo largo alle domande dei nostri abbonati. Senti, allora, ho detto che tratteremo del Quantum Financial System fra un po', ma prima volevo un aggiornamento da te sui BRICS. Volevo solo, guarda, ricordare, perché ne abbiamo già parlato alcune settimane fa con Umberto Pascali, che a Kazana dal 22 al 24 ottobre si terrà il primo forum dei BRICS allargati ai 5 nuovi membri che sono entrati il 1 gennaio 2024. E segnatamente sono l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, l'Iran, l'Egitto e l'Etiopia, forum tra l'altro che si terrà sotto la presidenza russa e ho dato sicuramente, ho preannunciato questa, dato questa anticipazione perché sicuramente tu ne parlerai anche di questo appuntamento. Poco i BRICS, Gabriele. Allora, Carlo, per quanto riguarda i BRICS, fare un aggiornamento è, insomma, è veramente un tema veramente ricchissimo, perché quello che sta accadendo con i BRICS a livello globale è un qualcosa che sta sconvolgendo l'assetto economico e finanziario del pianeta. E i nostri media mainstream, la vergogna dell'informazione, non dicono nulla e quindi la gente non sa che il pianeta è in rivoluzione totale, cioè le persone non sanno assolutamente niente di quello che accade nel mondo. Infatti, chi guarda il telegiornale al massimo sa che Tizio ha ucciso Caio, che ha violentato Sempronio, insomma, questo è quello che sanno. Ad ogni modo, per quanto riguarda i BRICS, diciamo subito: i BRICS sono l'acronimo di Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono aggiunti i paesi che menzionavi tu, ovvero Iran, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Ebbene, questi BRICS stanno cominciando, non soltanto scambiano con le loro valute, come sappiamo, ma stanno iniziando a collegare i loro sistemi di pagamento sviluppando proprio tecnologie che consentono pagamenti sempre più veloci tra questi paesi e tecnologie che usano la blockchain. Ricordiamoci che l'evoluzione della blockchain sarà il futuro per la creazione della moneta non a debito. Poi parleremo nel dettaglio, insomma, di questa cosa qua. Quindi la blockchain sarà il metodo che i paesi sceglieranno per garantire appunto che l'emissione del denaro sia sicura e sia quindi non a debito e sia insomma a credito nei confronti dei cittadini, perché il denaro deve appartenere a tutti. Ad ogni modo, e che cosa sta accadendo nel mondo? Nel mondo sta accadendo una guerra questa poi la guerra ultima, quella vera, per gestire il sistema monetario del futuro.
Ecco perché i BRICS si stanno facendo così avanti e l'Occidente è sempre più terrorizzato e quindi paventa guerre, escalation di tutti i tipi. Questa è la vera guerra che è dietro le quinte. Infatti l'Occidente è in guerra col pianeta, ma ha già perso perché comunque deve soltanto rassegnarsi e arrendersi, anche perché la dedollarizzazione e la deurizzazione sono in fase molto avanzata, come spiegherò a breve. Ad ogni modo, come anticipato, anche tu, nella prossima riunione di ottobre, nel summit di ottobre a Kazan, ci sarà addirittura la BRICS Pay. Che cos'è la BRICS Pay? È un sistema di pagamento multivalutario basato sull'evoluzione di questa blockchain, per cui ecco che i paesi inaugureranno questa nuova epoca di pagamenti senza il dollaro, perché fino adesso questa cosa è stata fatta, ma comunque tenendo conto sempre di quello che è il sistema, no? Adesso invece vengono proprio inaugurate delle piattaforme con questa evoluzione tecnologica che gestiranno tutti i pagamenti, e questa è veramente una rivoluzione. I paesi del BRICS, grazie già ai loro scambi senza il dollaro, stanno crescendo tantissimo. Basti pensare, per esempio, che l'India è cresciuta quasi del 7%, la Cina del 4,6%, la Russia più del 3%, i paesi del G7 0, mi spiace, game over. E quindi perché stanno crescendo così e non c'è ancora una tecnologia, che ci sarà ad ottobre, che appunto consente la facilitazione di questi pagamenti. Quindi veramente a ottobre avremo una rivoluzione. Tra l'altro, bisogna dire questo, che il 3 e il 4 luglio del 2024, pochi sanno, ma c'è stata anche un'altra sessione della SCO, ovvero della Shanghai Cooperation Organization, che è una riunione, potremmo dire, che va di pari passo con i BRICS, solo che non soltanto si occupa di integrazione economica, ma si occupa anche di integrazione militare. E quindi, insomma, ecco perché l'Occidente è in fase di game over. Quindi si occupa anche di integrazione militare. Infatti, in quell'occasione, non soltanto i paesi africani si sono completamente allineati alla SCO e quindi si allineeranno anche ai BRICS e devono rendere grazie alla Russia della loro liberazione attuale, ma la Turchia, in quel consesso, ha dichiarato che vuole la pace a tutti i costi e ha fatto delle dichiarazioni contro il sionismo e contro Israele che un tempo veramente non avrebbe potuto fare. Quindi noi che cosa stiamo vedendo? Non soltanto l'evoluzione di BRICS, l'evoluzione della Shanghai Cooperation Organization, abbiamo dei forum a cui per forum di BRICS, forum economici, oltre alle riunioni di BRICS, forum economici a cui partecipano diplomatici, funzionari di tutti i paesi del mondo, paesi addirittura anche alcuni paesi dell'Occidente che vanno lì come osservatori e vanno a riportare alla parte perdente che stanno appunto perdendo, insomma, questo è quello che alla fine possono fare. Per quanto riguarda sempre la Shanghai Cooperation Organization, bisogna dire che quello che il 4 luglio si è profetizzato è quella di creare una valuta BRICS questo autunno, che sia temporaneamente di riferimento per i paesi del BRICS, ovvero nel frattempo che questa tecnologia, il BRICS Pay, prende piede, nel frattempo creiamo anche una valuta di riferimento in modo tale da facilitare ancora di più gli scambi. Poi comunque con la BRICS Pay tutte le valute devono essere uguali, perché un principio molto importante che hanno sempre ribadito i paesi BRICS è la parità valutaria, che non a caso è anche quella prevista nel Quantum Financial System. Un'altra cosa importante è che recentemente la Russia ha detto ai paesi del BRICS di usare per i pagamenti transfrontalieri una piattaforma che si chiama BRICS Bridge, transfrontalieri, cioè tra paesi vicini, insomma, no? E anche questa è in fase di sviluppo avanzata. Nel marzo del 2024 la Russia ha adottato una legge per i pagamenti digitali nel commercio internazionale attraverso anche l'uso di criptovalute per respingere appunto le
le sanzioni russe, quindi anche le criptovalute vengono usate per creare liquidità, perché insomma bisogna affrontare la de-dollarizzazione. E Putin ha ribadito che la Russia usa ormai le valute nazionali nel 65% di tutte le transazioni commerciali del paese. Ecco perché la de-dollarizzazione è un fenomeno inarrestabile. Non è affatto vero che la de-dollarizzazione è un fenomeno lento e ci vogliono anni. Non è vero, anche perché deve essere veloce, perché se diventa troppo lenta, dai la possibilità all'Occidente di armarsi sempre di più, di terrorizzare, perché loro usano il terrorismo come strategia di cooptazione, di terrorizzare ancora le nazioni e quindi di armarsi e di arrivare a questa guerra. Quindi quello che bisogna fare è sconfiggerlo economicamente, de-dollarizzando e terrorizzando l'Occidente al prima possibile, in modo tale da portarlo in ginocchio verso il nuovo mondo multipolare. Cioè non conviene a nessuno che insomma la de-dollarizzazione sia lenta, conviene al massimo soltanto proprio all'elite. Quindi un'altra cosa importante è che ormai più di 59 nazioni non soltanto vogliono aderire ai BRICS, ma anche alla SCO, quella che dicevamo prima, ovvero la Shanghai Cooperation Organization, e anche all'Unione Economica dell'Eurasia. Recentemente, dal 5 all'8 giugno del 2024, si è tenuto il Forum Economico Internazionale dei BRICS a San Pietroburgo e anche lì Putin ha tenuto un discorso dettagliatissimo sull'economia russa, dicendo che ormai il paese sta affrontando cambiamenti strutturali radicali, che il mondo avrà dei cambiamenti strutturali radicali e addirittura se l'è preso col dominio dell'ebraismo nell'Occidente, ovvero il sionismo, dicendo che il sionismo, quindi l'ebraismo, in realtà è il sionismo porta nel mondo, ha portato nel mondo arretramento e regresso. Sì, questo di Kazan dal 22 al 24 ottobre, ne avevamo appunto già parlato anche in precedenza, sarà un appuntamento veramente fondamentale. Senti, Gabriele, hai parlato poco fa di investimenti, no? Per quanto nell'ambito dei BRICS, ecco, che tipo di investimenti prevede la banca di sviluppo dei BRICS? Perché anche questo è un tema molto, molto importante. Sì, allora intanto i BRICS, Carlo, hanno una banca di sviluppo che serve a creare infrastrutture e migliorare l'economia reale delle nazioni BRICS, perché quello che loro vogliono è fare investimenti per migliorare l'economia reale, quello che non ha fatto l'economia finanziaria dell'Occidente in tutti questi decenni, che è diventata avida, egoista e chiusa in se stessa. Il nono summit annuale dei governatori della nuova banca di sviluppo, che è il cui acronimo è che si è tenuto in Sudafrica, ha parlato di debito globale. Ha detto che urge una nuova architettura finanziaria internazionale e che il debito pubblico nel mondo è impagabile troppo. Sono cose che chi è che lo dice? Chi sta creando un mondo nuovo? Perché altrimenti non si parlerebbe in questi termini qua, no? E Dilma Rousseff, che è a capo della banca di sviluppo e che è già stata presidente del Brasile, tra l'altro in visa all'elite, ecco, ha evidenziato come il debito pubblico globale sia una bolla, in particolare quello dei paesi sviluppati, e questo debito pubblico è una pesante zavorra, soprattutto per lo sviluppo dei paesi emergenti. E lei dice sostanzialmente, e questo è un altro passo importante, che il finanziamento di debiti pubblici così elevati drena un'enorme liquidità che alla fine potrebbe essere destinata a questi investimenti che servono all'economia reale. In altre parole, ripagare gli interessi del debito toglie oramai troppa liquidità all'economia delle nazioni. E voglio dire, oramai hanno veramente capito il problema, e il problema è la moneta debito dell'Occidente, in particolare il dollaro che ha invaso il pianeta. Tant'è vero, per quanto riguarda insomma il dollaro, lei fa notare, Dilma Rousseff fa notare che il dollaro ha avuto due ruoli, uno internazionale e uno nazionale. Quello internazionale è stato quello di inondare il mondo di debiti nei confronti degli Stati Uniti, perché tu per comprare il petrolio dovevi acquistare il dollaro, non soltanto il petrolio.
petrolio, ma ha inondato di debiti anche il paese stesso, anche gli Stati Uniti, che infatti sono, siccome la liquidità dei dollari è tantissima, il paese è in costante inflazione. Ora, cosa succede? Quando c'è inflazione, tu aumenti il tasso di interesse ab origine del denaro della Fed, perché cerchi di stampare meno dollari. Però questo vuol dire che poi il dollaro costa in pratica di più, perché aumenti i tassi di interesse, e ciò va a danneggiare soprattutto i paesi emergenti. Quindi hanno veramente fotografato l'intera situazione. Quindi, secondo Dilma Rousseff, ci vuole la prima cosa da fare è drenare maggiore liquidità internazionale verso i paesi emergenti, quindi affrontare il tema del debito, ma un'altra cosa fondamentale è quello di usare la valuta locale, quindi abbandonare il dollaro. Quindi oramai qui si sta veramente creando una nuova architettura finanziaria internazionale, perché si parla oramai in termini globali, si parla di debito globale, si parla di moneta debito. Inoltre, addirittura la banca di sviluppo ha detto che molte banche dei BRICS stanno già dando prestiti in monete locali, e ci sono anche obbligazioni, per esempio cinesi, che sono i panda bond. Quindi, se uno vuole fare un debito in yuan, c'è il panda bond per i debiti in yuan, cosa veramente fino a poco tempo fa impensabile. Quindi quello che si sta facendo, scusate, è che si sta costruendo una nuova architettura e, ripeto, i teledipendenti non sanno assolutamente nulla. Sì, è tutto veramente, per quanto riguarda l'Occidente, c'è un oscurantismo, perché chiaramente deve essere portata avanti la narrazione che l'Occidente è il centro del mondo, no? E rimane il centro del mondo, quando effettivamente le dinamiche vanno in tutt'altra direzione. Senti, però, Gabriele, io ritornerei sulla dedollarizzazione, di cui hai dato alcune informazioni, perché vorrei proprio fare un po' il punto sul processo in corso di dedollarizzazione, cioè a che punto siamo di fatto? Sì, allora, la dedollarizzazione in Russia è inarrestabile. La Russia è il paese che più si sta dedollarizzando. La borsa russa ha sospeso tutte le transazioni in dollari e in euro, e questo per rispondere alle sanzioni, ovviamente, vecchie e nuove. La Reuters ha dichiarato che la Banca Centrale Russa ha rilasciato una dichiarazione in cui sottolinea che i fondi in dollari statunitensi e in euro rimangono al sicuro. Noi non abbiamo fatto così, non abbiamo fatto così. Cioè, noi che siamo i buoni, ecco, abbiamo congelato le riserve valutarie russe e addirittura i patrimoni dei privati russi. Noi che siamo i buoni del mondo. Questa è un'azione di una gravità assoluta e di cui pagheremo le conseguenze a livello di credibilità proprio per molto tempo, con credibilità nei riguardi del resto del mondo. Prego, Gabriele. No, sono crimini economici. Questa è la crimini verità. Economici, questa è la definizione corretta, bravo. Per me, per esempio, chi ha privatizzato tutti i beni del nostro paese, che ha proposto anche questo, è un sicario economico. Quindi, perché comunque è la stessa persona che ha fatto le privatizzazioni del nostro paese, anche quello che ha parlato praticamente del fatto che la Russia gli avevano congelato tutti i beni e quindi sarebbe caduta. Sono sicari economici, insomma, che passano per statisti. Ad ogni modo, la dedollarizzazione perché è così avanti? Perché il petrodollaro è ormai agonizzante. Il petrodollaro dal 9 luglio 2024 non esiste più, perché, insomma, voglio dire, l'Arabia Saudita fa parte dei BRICS e l'Arabia Saudita è libera di vendere il petrolio in tutte le valute che vuole. Addirittura, siccome sta partecipando al processo di dedollarizzazione, sta vendendo anche lei i titoli, e quindi non sta comprando più il petrolio in dollari, insomma, cioè,
veramente diminuito, cioè, quindi c'è un problema energetico anche negli Stati Uniti, insomma, il costo dell'energia è aumentato anche lì per questo, anche se molti non vogliono ammetterlo. Il discorso qual è? Il discorso è che finito il petrodollaro, molte nazioni stanno per forza di cose scaricando i titoli di debito degli Stati Uniti perché hanno capito l'antifona: se il dollaro non si aggrappa più al petrolio, non si può aggrappare più a niente e di conseguenza diventa carta straccia perché il mondo è invaso. Del dollaro è invaso da questa valuta, quindi è una valuta che è già troppo inflazionata e che è già automaticamente carta straccia. Quindi la cosa più importante è questa: che non soltanto quindi la Russia e la Cina stanno disinvestendo in massa i titoli di debito degli Stati Uniti, ma tutti gli altri paesi che stanno seguendo il BRICS, lo SCO, e con ottobre, con questo sistema che facilita i pagamenti delle valute, la cosa sarà ancora peggio, la de-dollarizzazione aumenterà ancora di più, anche perché i paesi, ripeto, avranno tecnologie sicure con una blockchain avanzata per scambiare tranquillamente le loro valute. La Banca Centrale Russa ha annunciato che lo yuan diventerà la principale valuta estera della Russia, cioè la moneta cinese diventa la principale valuta estera della Russia. Di conseguenza, il tasso cambio yuan-rublo, ecco, rublo russo e yuan, diventerà il tasso principale di riferimento per tutte le divise del pianeta. E questo è il punto, non certamente il dollaro, quindi anche quello. Anche quel cambio sarà veramente il massimo e sarà una rivoluzione. Quindi le conseguenze quali saranno? Le conseguenze saranno, ripeto, lo scarico dei dollari in massa e quindi la fine, non soltanto il collasso economico degli Stati Uniti, che avevamo già preventivato, ma anche il collasso militare. Insomma, è un paese che è presente in 80 nazioni, insomma, per difenderle non so da che cosa, visto che aggredisce. Quindi, insomma, quindi voglio dire, forse è bene che finalmente si ritiri e vada a casa sua. Ad ogni modo, al discorso della de-dollarizzazione è collegatissimo il quantum financial system, Carlo, cioè Ecco, è il quantum appunto, ecco, financial. veniamo a quello che l'avevo accennato appunto all'inizio, no, del nostro appuntamento. Ecco, quali sono le principali novità che riguardano il QFS, il Quantum Financial System, Gabriele? Solo che, allora, in buona sostanza, il Quantum Financial System è un sistema che è già operativo da molto tempo dietro le quinte. È già operativo perché ha già in qualche modo registrato la valuta mondiale e la valuta nei conti. Noi ne abbiamo parlato anche con Landi, insomma, qui al vaso di Pandora. Le banche centrali hanno già ricevuto i computer quantistici. La nostra Banca d'Italia questo mese farà un convegno sul quantum financial system, dato che dicevano che era una panzana, insomma, alcuni interattori, alcuni informatori su internet, la Banca d'Italia farà proprio questo mese un convegno, una due giorni sul quantum financial system, sul ruolo che avranno ancora le banche centrali con il quantum financial system saranno scalzate perché non saranno più loro che metteranno valuta a debito, ma saranno questi computer quantistici una rete globale controllata dagli stessi computer, dagli stessi paesi che aderiscono a quel sistema. E per quanto riguarda il Quantum Financial System, è un sistema che non soltanto prevede la parità valutaria, che è prevista anche nei BRICS, perché nei BRICS si parla di questo, ma collega ogni valuta all'oro, c'è una corsa all'oro da parte delle nazioni e anche questo va registrato. Perché lo stanno facendo? Perché la Russia sta comprando un sacco di oro? Perché si sa il nuovo sistema che sta arrivando, qual è? E, tra l'altro, con i computer quantistici le monete non potranno più essere usate per guerra, per terrorismo e non potranno neanche nascere come debito. Quindi veramente noi avremo un mondo, a mio avviso, completamente rivoluzionato perché chi crea il denaro crea il destino del mondo e questo è il punto. Crea anche l'andazzo del pianeta, crea tutto, crea le guerre, crea qualsiasi cosa. Quindi devi togliergli quella potestà, come abbiamo sempre detto. Il Quantum Financial System è il chiodo sulla bara del sistema economico e
Così, insomma, ripeto, non verranno neanche più fatti tantissimi crimini. A tal proposito, bisogna dire questo, bisogna dire che c'è, adesso non perché voglio fare un'altra volta riferimento, ma recentemente Mario Draghi ha detto che bisogna ormai trasformare l'Europa in un'economia di guerra perché bisogna affrontare i cambiamenti del mondo, perché sa che l'ombrello statunitense potrebbe venir meno. Mi dispiace, ma è troppo tardi. Inoltre, questo signore qua non soltanto ha commesso dei crimini imponendo dei sieri che stanno uccidendo le persone che non immunizzavano, l'ha detto perfino AIFA, quindi insomma non lo diciamo soltanto noi complottisti, perfino la Pfizer l'ha messo in sede europea, ma adesso addirittura vorrebbe trasformare l'Europa in un'economia di guerra e mandare i soldati a morire, insomma, per non morire lui, quindi veramente insomma è troppo tardi perché il sistema si sta già organizzando, riorganizzando e la potestà del denaro a questa gente presto verrà tolta. E dulcis in fundo, recentemente a New York c'è stata una rete internet quantistica che ha funzionato per 15 giorni consecutivi. È stato un test, anche l'ANSA ne ha parlato, è stato un test dell'azienda americana Connect.inc. E ricordiamoci questo, ricordiamoci che uno dice, ma allora a New York com'è possibile? Trump fa parte dell'alleanza, cioè il discorso, ecco perché Trump è così inviso negli Stati Uniti e perché insomma gli hanno anche fatto l'attentato, perché comunque c'è un'alleanza globale contro questa elite, il cui obiettivo è sempre stata la creazione di una nuova architettura finanziaria internazionale. Insomma, questo è quello che ho sempre detto e che insomma alla fine insomma, vedete che le cose pian piano poi accadono. Perfino il Project 2025 parla di riformare completamente la Fed, il Project 2025 abbiamo Qui parlato abbiamo parlato anche di recente, certo. recente, ma in realtà insomma quello che si deve fare è azzerare queste banche centrali. Mike Pompeo recentemente ha dichiarato in Texas il sistema finanziario come lo conosciamo è alle sue ultime battute. Io aggiungo questo, Carlo, che non potrebbero esistere i BRICS, che sono la versione politica del mondo multipolare, senza il Quantum Financial System, che è la versione economica del mondo multipolare. Senti Gabriele, in questo nostro appuntamento vorrei un po' chiudere il cerchio per quanto riguarda il tema dei BRICS, perché è notizia, la sappiamo bene anche per tutti i nostri amici ascoltatori che seguono il vaso di Pandora, e abbiamo trattato l'argomento la Turchia che sembra in procinto di entrare nei BRICS. Allora, pensiamo a quanto questo, se avverrà, se dovesse avvenire, potrebbe essere, sarebbe, no, sarebbe dopo di conseguenza dirompente, perché pensiamo solo al fatto che la Turchia è un paese, uno dei paesi della NATO, quindi creerebbe un precedente veramente dirompente. Ecco. In questo senso, quali potrebbero essere le conseguenze appunto dell'ingresso della Turchia nei BRICS? Sì, allora la Turchia, appunto, Carlo, ha chiesto recentemente di entrare nei BRICS e il ministro degli esteri russo Lavrov, Sergei Lavrov, gli ha risposto che insomma non c'è nessun problema, può farlo, che insomma i BRICS adottano valori comuni che sono diversi da quelli dell'Unione Europea e della NATO, ovviamente, e che bisogna soltanto rispettare il nuovo ordine multipolare. Quindi, naturalmente, non si possono dare armi, insomma, per fare guerra a un paese dei BRICS. Insomma, perché la Russia alla fine fa parte dei BRICS, come sappiamo, anzi è capolista, ed è la Russia che è sempre stata aggredita, insomma, alla fine, insomma, il vero obiettivo è sempre stato quello, insomma, è sempre stata aggredita da sempre, insomma, dalla guerra fredda, ma anche nella seconda guerra mondiale, da Hitler, che era finanziato dagli Stati Uniti, fino adesso a questa guerra, insomma, per procura, della NATO. Questa è una guerra della NATO contro la Russia, lo sappiamo benissimo, nel territorio dell'Ucraina. Insomma, soltanto i TG dicono le loro fesserie, ma insomma i TG oramai li seguono soltanto insomma, le persone che hanno qualche problemino. Ad ogni modo, il discorso qual è? Il discorso è che
Per quanto riguarda la Turchia perché gli conviene? La Turchia, insomma, oramai non gli conviene più entrare nell'Unione Europea. L'Unione Europea è un'unione che è fallimentare, è un'unione in cui la Germania, che è il paese principale, che ha più beneficiato, insomma, dell'euro, che è un marco travestito, che cosa ha fatto? La Germania sta sott'acqua, sta completamente crollando, addirittura la Volkswagen, una delle principali aziende del paese, sta chiudendo gli stabilimenti, sono previsti 300.000 dipendenti licenziati. Ormai l'Unione Europea è rotta, cioè, ed è anche l'unica cosa che potrebbe fare è avere questa economia di guerra. Ma come fai l'economia di guerra senza neanche l'energia? Sono dichiarazioni disperate, insomma, di sicari. Ad ogni modo, Bloomberg ha lanciato questa notizia, però, che la Turchia vuole appunto entrare nei BRICS. Ha detto che a causa della mancanza di progressi nell'adesione all'Europea, ma in realtà non è questo, è che, ripeto, gli conviene entrare nei BRICS, gli conviene in pratica il riconoscimento della sua moneta, di una parità valutaria che adesso non c'è, perché siamo sempre alla svalutazione della lira turca. Inoltre la Turchia conosce anche molta inflazione, quindi, insomma, voglio dire, gli conviene tantissimo, anziché entrare in Unione Europea, addirittura nell'Eurozona, che è un crimine, insomma, cioè, l'Eurozona veramente vuol dire distruzione totale dell'economia, cioè resa all'elite, in altre parole. E quindi la Turchia, quello che gli interessa fare in questo momento, e la Turchia fa i suoi interessi, gli interessano i BRICS, gli interessa la Shanghai Cooperation Organization, perché non si vuole mettere contro la Russia e la Cina insieme, cioè non ha senso mettersi contro Russia e Cina e mettersi con gli Stati Uniti, che stanno morendo economicamente. Quindi è una questione proprio di convenienza, e la Turchia è il secondo paese che finanzia la NATO, cioè per numero di uomini, insomma. Quindi, se la Turchia se ne va, è veramente una disfatta per la NATO, perché la NATO Si crea un precedente, come dicevamo anche prima, clamoroso, cioè voglio dire, l'importante è creare il precedente nelle cose, dopo il resto viene quasi automaticamente. Prego. diciamo che la NATO al primo posto vede gli Stati Uniti come presenza militare, ma al secondo posto c'è la Turchia per numero di uomini. E quindi, se la Turchia se ne va, è veramente una ferita, insomma, incredibile. Tra l'altro, non è un caso che Erdogan abbia fatto dichiarazioni recentemente contro Israele potentissime, addirittura ha elogiato alcuni esponenti di Hamas, che veramente, secondo lui, insomma, vogliono fermare il genocidio. Addirittura ha minacciato di invadere Israele recentemente. Israele gli ha detto che farà la fine di Saddam Hussein, ha tuonato contro il sionismo, ha parlato di Israele come un paese criminale che compie crimini di guerra, ha parlato di tutto l'Occidente che fomenta guerre e conflitti. Ora, chi fa queste dichiarazioni ha già scelto dove andare, ha già scelto cosa fare, perché non puoi fare queste dichiarazioni e poi andartene ancora con i criminali. Quindi ecco perché adesso ad ottobre verrà sancita la partecipazione della Turchia sicuramente nei BRICS, oppure comunque la Turchia avrà qualche riconoscimento. Ma ci sono, infine, altri paesi veramente occidentali che stanno addoppiando ai BRICS e al nuovo sistema. E per esempio parliamo di l'Ungheria. L'Ungheria da sempre sta soltanto aspettando, a mio avviso, la Turchia oppure qualche altro paese per fare la sua mossa. Ma c'è addirittura la Bulgaria. La Bulgaria recentemente, il leader del partito d'opposizione Revival, Kostadin Kostadinov, ha detto: se vogliamo avere un futuro, non c'è più posto in queste strutture agonizzanti che sono l'Unione Europea e la NATO. Se l'Unione Europea non viene riformata, dobbiamo lasciarla per forza. E i politici bulgari di Euractiv hanno addirittura chiesto l'adesione della Bulgaria ai BRICS, dicendo che la Bulgaria non ha più futuro nell'Unione Europea, ma futuro nei BRICS. E la Bulgaria non fa parte dell'Eurozona, eh?
insieme anche all'Ungheria, non fa parte dell'Eurozona, quindi figuriamoci se vorranno appartenere all'Eurozona, insomma, paesi che se ne vogliono già scappare. Quindi ecco perché alla fine noi abbiamo già un mondo che si è già ridisegnato e questa volgare informazione, che non fa capire niente ai cittadini, non permette loro di conoscere, di mettere insieme i puntini, la gente si sta perdendo la rivoluzione, in altre parole. Sì, e poi appunto ricordiamo l'appuntamento della 22-24 ottobre a Kazan, il primo forum dei BRICS allargati con i cinque nuovi paesi che hanno aderito dal 1 gennaio 2024, quindi questo è un appuntamento che sarà sicuramente fondamentale, noi lo seguiremo con molti dei nostri analisti in quei giorni, nei giorni anche successivi, sicuramente ne parleremo anche con Gabriele e quindi potremo appunto chiarire e analizzare, approfondire quello che sta avvenendo. Tematiche che tra l'altro, ricordo, tratteremo sicuramente giovedì della prossima settimana nell'appuntamento dal vivo, mensile dal vivo, con i nostri abbonati, l'appuntamento per i nostri abbonati, dove ricordo ci sarà con me e con Gabriele anche Gianmarco Landi e quindi ci sarà ovviamente il vantaggio per gli abbonati di poter porre domande in diretta a cui verrà risposto. Quindi con te Gabriele ci diamo appuntamento alla live di giovedì prossimo 19:30. Questo è tutto. Ti ringrazio per le preziose informazioni che ci hai fornito anche questo sabato. Gabriele Sannino, il direttore della nostra testata giornalistica, Il Vaso di Pandora. Grazie, grazie ancora Gabriele. Ciao Carlo, ciao a tutti. Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.